Buonasera a tutti amici youtubers, bentrovati dal vostro gladiatore giallorosso 64. Come avete potuto capire subito, non sono solo e non sto guidando, perché con me c'è la mia ragazza Alessia. Che non guarda neanche nella fotocamera. No, per cavolo, non voglio rischiare. Stiamo tornando a casa perché tra qualche minuto comincerà il nostro terzo derby in casa tra Roma e Milan. Diciamo che finora il bilancio non è molto positivo per me, ovviamente, perché finora c'è una vittoria del Milan e un pareggio. Oltretutto, l'ultima volta che abbiamo giocato contro ha segnato quella pippa di destro, quindi pensate come siamo messi. Comunque speriamo che sia una bella partita. Guarda, allora, le mie prime impressioni, diciamo, non sono favorevoli, perché sono due squadre che finora stanno facendo veramente veramente schifo, soprattutto la Roma, ma ovviamente perché la guardo la Roma, e stanno giocando veramente molto male, quindi è probabile che si vada incontro ad un pareggio schifoso, ma nel calcio non si sa mai, magari entra Torosidis, fa un gol di tacco e siamo tutti contenti, no? Sì. Anche perché abbiamo fatto una scommessa, cioè, che se segna Torosidis in questa partita io mi uccido, capito? Cioè, tanto una scommessa tranquilla, niente di complicato. Sì, no? Comunque questa prima parte di video, diciamo, è finita. Spettacolare. Ci vediamo dopo per il commento post partita e prego Dio di non essere incazzato. Ecco. Ciao ragazzi. Saluto. Ciao. Eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Prima della partita avevo detto speriamo di non vedere il solito pareggio di merda. Nel calcio mai dire mai. Invece è successo quello che è successo. Non solo è stato un pareggio, ma è stato anche un pareggio di merda. Ma non perché è stata una bruttissima partita, ma perché abbiamo rischiato pure di perdere più volte contro il Milan. Ma almeno avevamo migliorato rispetto all'andata dell'anno scorso, dallo 0-0 all'1-1. È l'unica cosa, però veramente di miglioramenti in questa partita se ne sono viste veramente, veramente molto pochi. Una squadra disorganizzata, disunita, che non sa veramente cosa fare con il pallone. Solo i primi 5 minuti sono stati da squadra buona. Infatti è arrivato un bellissimo gol di Rudiger e sono stato molto contento per lui. Sì, però che era in assenza di Torosidis, segna il giocatore più scarso che... Il giocatore più scarso che era nella Roma. Però comunque ha fatto un bel gol e nel complesso ha giocato veramente molto bene. Secondo me è stato il migliore in campo, a parte una cazzata che ha fatto nel secondo tempo. Però nel complesso ha fermato quasi sempre bene Bacca e secondo me lui è stato il migliore in campo e ha giocato veramente molto bene. Il resto della squadra invece non mi è piaciuto per niente. Già solo dopo il gol ci siamo disuniti ancora. Cioè sì, abbiamo rischiato di segnare un altro gol con Rudiger, però nel complesso erano tutte azioni un po' sconclusionate e un po' tanto per giocare, vedo. Sì, troppo individuale. Soprattutto ci sono stati tanti errori in fase di impostazione, soprattutto di De Rossi, che in questa partita ha fatto veramente molto male, perché non solo sbagliava tutti i passaggi davanti, cioè, ma li mandava tutti all'indietro, cioè che giocavate contro la vostra porta. Sì, o li mandava avanti ed erano sbagliati, o li mandava indietro. Infatti la gente si era incazzata perché ha detto guarda che la porta è di là, anche palloni semplici li doveva portare forza. No, ma i fischi sono assolutamente meritati per tutta la squadra, perché ho avuto la conferma ancora una volta che la squadra non c'è. La squadra non c'è. Ma non c'è, non ma c'è. Adesso salto un attimo come andava. Ma sì, anche l'allenatore, cioè, pensare e mettere dentro Totti non perché è una soluzione, ma perché partirà, per diciamo, il pubblico. Brava, e ci voleva arrivare, infatti. Questa è stata una scelta che io veramente non ho capito. Cioè, Totti in questo momento non serviva, Totti, cioè non avrebbe cambiato granché la cosa. Ormai è stato un grande campione, perché è stato un grande campione, ma adesso attualmente bisogna ammettere che non è più in grado di dare lo stesso. Sì, lui, cioè, questo ti fa capire proprio la pochezza di Garzia, la mancanza di idee di Garzia. Poi togliendo Sadik, che era l'unico che ha fatto qualcosa di... Sì, a tal proposito, comunque Sadik ha giocato bene. Però porca puttana, quanto cazzo di volte era un fuorigioco sto fio mio. Fio mio, capisco che te con quelle tre gambe che ti trovi è facile sempre stare in fuorigioco. Però cavolo, porca miseria, cioè, te l'hanno insegnate le regole che se tu stai davanti a tutti i difensori è fuorigioco? Perché gli avevano fischiati 5-6, lui manco se ne accorgeva, sia lui che Gervinho. Sempre meglio del palo. Da, vabbè, assolutamente. Comunque tra tutti i reparti forse l'attacco è quello che mi è piaciuto di meno. Soprattutto Gervinho, Salah, Iago Falche non hanno fatto praticamente niente. Hanno sbagliato molto. Gervinho è stato molto molto nullo. Iago Falche anche lui ha fatto veramente poco, se non un tiro sbilenchissimo alla fine del primo tempo. Molto. E anche Salah alla fine ha provato a correre, ha provato a impegnarsi, però veniva sempre fermato dalla difesa, oppure i passaggi che gli facevano i compagni erano tutti di merda, quindi non ha mai potuto far vedere un po' della sua qualità.
Poi, secondo me, però, se devo dire il peggiore in campo, secondo me è stato Florenzi. Non solo perché si è fatto anticipare di testa sul gol di Kuzka, ma anche perché in generale è stato molto in difficoltà su quella fascia. Cioè, chiunque andava lo riusciva a superare senza problemi. Anche i cross che doveva fare, infatti, mi ricordo c'era un'occasione verso gli ultimi minuti. Ha fatto un cross più sbagliato di quello, non poteva. Cioè, poteva farlo in 20.000 modi diversi e l'ha fatto nel modo peggiore. Cioè, quindi adesso, cioè, parlando più in generale della partita, perché adesso vi ho detto un po' l'idea. Sì, un po' molto confusionale, ma era confusa. Allora, il primo tempo, la Roma ha giocato un po' meglio del Milan. Un pochino sì, meglio. Perché sì, il Milan ha giocato male, ha perso molti palloni. La Roma ha giocato discretamente meglio. Diciamo che ha meritato il vantaggio, diciamo. Non meritava di stare chissà quale vantaggio in più, però alla fine meritava di stare avanti. Il secondo tempo, però, come è successo? Come al solito, la Roma è crollata completamente. Sì, già prima giocava. Già prima, dopo il primo gol, avessi messi in difesa. Pensa tu anche questa. Cioè, dopo il primo gol, già si vedeva. Sì, io per esempio, al quarto d'ora di gioco, io vedevo una squadra che già voleva difendere il risultato. Ma come pretendi di tenere il risultato a un quarto d'ora dall'inizio della partita? È una cosa ridicola ed è una testimonianza ancora una volta delle mancanze di idee, non solo dell'allenatore ma proprio della squadra, e è una mancanza di idee generale, e quindi da mancanza di idee e tanti errori in campo scaturisce fuori una partita che dire di merda è proprio un eufemismo, no? Sì, sì. Un eufemismo. Poi nel secondo tempo la Roma nel primo tempo giocava un pochino meglio, nel secondo tempo ha fatto proprio schifo. Mamma mia, ma non solo perché è arrivato il pareggio, ma proprio perché il Milan ha giocato. Diciamo che il Milan si è svegliato. Sì, sia il Milan si è svegliato e sia la Roma è proprio crollata. No, la Roma non sa più, cioè non sapeva più che pesci prendere. Sì, certo, perché comunque è normale, cioè dopo hanno raggiunto il pareggio, praticamente dopo il pareggio la Roma non ha più giocato. Già giocava prima, dopo il pareggio non ha più fatto niente, non è riuscita a creare niente, ma non solo perché è entrato Totti, perché comunque era entrato anche Salah. Invece Salah sembrava come se avesse giocato altri 180 minuti in più, invece era entrato nel secondo tempo. Io mi sarei aspettato un po' più di dinamicità da lui, invece non ha fatto praticamente niente. Poi, vabbè, anche nel Milan è entrato, diciamo, questo bisogna dirlo, Boateng, che è ritornato in Italia e ha fatto una discreta partita. Sì, ha fatto una discreta partita. Sì, dall'inizio ha tentato di creare qualche azione offensiva, ma no, diciamo, però comunque ha fatto la sua la sua buona partita. Molto quindi alla fine si può dire che il pareggio è il risultato giusto, però cioè, noi tifosi ci siamo veramente rotti i coglioni, perché stiamo vedendo non sono solo i risultati che mancano, è proprio la partita che manca, anche perché sono tipo 10 partite che abbiamo fatto una vittoria in 10 partite, e quella vittoria la ricordiamo tutti, quella col Genoa, che era stato uno schifo allucinante pure quella partita. Quindi veramente è un problema sia di prestazioni sia mentale. Perché, cioè, se una squadra giocasse male dall'inizio alla fine di tutte le partite, tu diresti sono scarsi. Però la Roma non ha una rosa scarsa. E poi ci sono state delle partite che ha giocato anche discretamente, tipo con la Juve, col Carpi. Però cioè, comunque giocava bene. Non ci sono mentalmente, ma non capisco da che deriva sta cosa. Cioè, tutto da improvviso. Secondo me serve un cambio di rotta generale, però io ho paura che Garcia. Tanto Garcia non se ne va. Io sono questa opinione che lui. Garcia, se doveva essere mandato via, deve essere mandato via. Allora, come io ho detto ieri, ho letto una dichiarazione dei due allenatori prima della partita, il nostro derby, no? Allora dicevano che prima Garcia diceva partita fondamentale, non mi importa, mentre Mihajlovic già diceva beh, proviamoci, mettiamocela tutta. Cioè, già si vede la differenza fra due. Garcia dice non mi importa perché sa che non lo manderanno via mai, cioè, perché rimarrà sempre, rimarrà, cioè, capito? Mentre Mihajlovic dice oh dai, mettiamocela tutta, perché sa che può rischiare. Cioè, Garcia dice ma che me frega, io tanto fino a giugno sto qua, cioè non mi importa. Forse io l'ho letta così, poi può essere anche magari comunque, la non ha più la bussola della squadra in mano. Comunque ragazzi, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa partita e scusate, di questo schifo generale. No, spero che abbiate capito, fatemi sapere che ne pensate e noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Questo e è tutto dal vostro magari, sì, diciamo. Questo è tutto dal vostro Gaetano 64 e Alessia. Ciao ragazzi.